Ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi, ragazzi, video di analisi di bilancio del mercato invernale. Un mercato un po', diciamo così, poco movimentato, che però ha lasciato qualche spunto di riflessione. Prima di cominciare però ragazzi vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, è stato un mercato poco movimentato. Ci si aspettava l'arrivo di un difensore centrale che non è arrivato. È arrivato il rinforzo 2005 per la primavera, che chiaramente non verrà, almeno di sorpresa, insomma, tenuto in considerazione oggi per la prima squadra. È arrivato il solo Lazetic 2004 dalla Stella Rossa per 5 milioni circa, che praticamente va a sostituire fondamentalmente Pellegri, per il quale è stato, diciamo, terminato anticipatamente il prestito dal Monaco e che poi, insomma, è andato a finire al Torino. Ci si aspettava qualcosa di più? Sì, ci si aspettava, ripeto, perlomeno un difensore centrale che andasse a prendere numericamente oggi e anche in previsione futura, vista la questione contrattuale legata a Romagnoli, che andasse a prendere un po' il posto di Kier, ripeto, e che però avesse una certa importanza anche in futuro. Così non è stato. Il profilo maggiormente seguito è stato Botman, però per il quale ci si riaggiornerà in estate. E sinceramente credo che alla fine si troverà la quadra. È vero, ero ampiamente convinto che arrivasse un difensore, ve l'avevo più volte detto, però non è la prima volta che, insomma, il Milan, secondo tutti, deve prendere un calciatore, un determinato calciatore, e non lo prende. Quest'estate era con il trequartista, anche se alla fine è arrivato Adli, che ricoprirà fondamentalmente quel ruolo. Era già capitato quest'estate ed è ricapitato quest'inverno con il famigerato difensore centrale. Certo è che meglio di comprare tanto per e rimanere così, insomma. Però, insomma, far arrivare un Botman già oggi a gennaio, farlo cominciare a integrare, roba varia, sarebbe stato un passo importante, vista anche la situazione di Tomori che, per quanto diciamo, sta procedendo bene nel recupero dall'infortunio, però ad oggi è indisponibile. Vediamo per il derby, si cercherà di recuperarlo, il ragazzo vorrebbe tornare, ma insomma, non si correranno rischi inutili. Ultimi 2 giorni di mercato si è provato ad anticipare l'arrivo di Renato Sanchez, 25 milioni più bonus, ma tutto si è fermato di fronte alle richieste del calciatore. Certo che se cominciamo già da oggi è un problema. Che insomma i dirigenti del Milan hanno trovato esagerate e insomma non c'era margine di tempo utile per trattare. Anche con Renato Sanchez ci si riaggiornerà in estate e anche su questo, per quanto sembri un attimino più problematica. In quanto, diciamo, ripeto, ci sta questo problema dello stipendio richiesto dal calciatore e dal suo entourage, però credo che alla fine sarà lui il sostituto di Kessié. Certo è che Renato Sanchez a Lille prende poco più di 5 milioni. Se si trasferisce, chiaramente lo fa con uno stipendio maggiore, significherebbe arrivare a Milan e prendere 6-6 e mezzo. Ed è praticamente la cifra che il Milan vorrebbe offrire a Kessié. Ecco perché viene visto anche come suo naturale sostituto e suo naturale erede anche dal punto di vista contrattuale.
magari se è mezzo a salire come si offriva che sì. Certo è che se che si offrisse, accettasse quell'offerta, magari io sinceramente mi darei che sì. Poi se insomma non l'accetta, ben venga, ben venga Renato Sanchez. Io credo che arrivati a questo punto, a cospetto di Juve e Inter che si sono mosse in maniera importante, soprattutto quelli bianconeri di Torino, è chiaro che Milan fa non una brutta figura, però non ha avuto la stessa rilevanza loro. Ciò non significa assolutamente niente. Loro si sono rinforzati, sì. La Juve è pericolosa del girone d'andata, sì. L'Inter si è praticamente cautelata con l'addio a fine stagione di Perisic con un ottimo calciatore che probabilmente nel 3-5-2 meglio interpreta il ruolo di esterno, e cioè Gosens. Però c'è un però. Non credo che faranno granché in estate arrivati a questo punto. O perlomeno si concentreranno su forse parametri zero. Il Milan invece prenderà probabilmente Botman, prenderà probabilmente Renato Sanchez nel momento in cui se ne andrà che sì, e prenderà l'attaccante. Chi? È difficile oggi dirlo. Si fanno tanti nomi, tanto dipenderà anche dal futuro di Zlatan, ed è chiaro che sarà quello il punto fondamentale del calciomercato estivo. In conclusione, mettiamola così, si è rimasti un po' delusi? Sì. Ragionando in maniera un po' più oggettiva, in maniera un po' più bilanciata, dico che è meglio rimanere così piuttosto che comprare tanto per. Fiducia nella società, vedremo, speriamo di arrivare perlomeno in Champions. Io penso che nel momento in cui Milan dovesse giocare, come sa, per la qualificazione in Champions non ci sono problemi. Se poi dovessero sovvenire altri tipi di problemi, come infortuni e roba varia, allora bisognerà faticare. Vediamo, ora testa al derby che sarà l'ultima opportunità per lottare seriamente con lo per lo scudetto. Detto che ad oggi l'Inter ha 5 punti di vantaggio. Sì, perché ce ne avevano, no, ce ne avevano 3 dopo la Spezia e 2 guadagnati domenica. Sì, quindi 5. Se noi dovessimo vincere, ritorneremmo a 2, ma loro hanno una partita in meno da giocare contro il Bologna. Vedremo quando gliela faranno recuperare. Non so se vogliono fare che magari fanno prima salva il Bologna e poi gliela fanno giocare. Va bene, non lo so, anche se il Bologna, insomma, non sta lottando per la retrocessione. Vediamo. Certo è l'ultima opportunità. Se non dovesse arrivare la vittoria, ragazzi, addio scudetto domenica. Se dovesse invece arrivare, ci si può ancora pensare, però occhi fissati, mirino fissato, obiettivo da centrare la qualificazione in Champions. Va bene ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta, vi ricordo gentilmente il like, l'iscrizione, tutti i link dei profili social qui sotto, il sito internet, il mio profilo di Instagram e chi più ne ha più ne metta, dove verrete continuamente aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan. Vi ringrazio ancora una volta, appuntamento ai prossimi giorni con altri video, rimanete sempre collegati, ci avviciniamo pian piano a derby e comincia a salire l'ansia. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan!